Scusate ragazzi, sono quasi le 9 e sto ancora registrando. Non bene, non bene. È stata colpa del traffico, ragazzi. Non è stata colpa mia, ve lo giuro, guarda, ve lo giuro. Parliamo di she's a keeper oppure he is a keeper. Che cosa vuol dire? Molto spesso nelle nostre relazioni troviamo brava gente, troviamo dei bravi partner, ma è raro trovare un keeper. Che cosa vuol dire un keeper? Un keeper è quando trovate quella persona che è veramente speciale, quella persona con cui volete passare il resto della vostra vita, quella persona che non ha niente che non va, ok? Quella persona che magari anche i vostri genitori, piace anche ai vostri genitori, ok? Quindi se parlate con i vostri genitori dite: ah, mi sono mollato con la ragazza, vostra madre potrebbe dire: oh, that's a shame, she was a keeper. È un peccato, lei era una keeper, cioè lei era una da tenere, lei era una di quelle brave, di quelle buone, ok? Oppure magari, che ne so, delle ragazze stanno chiacchierando e una racconta alle altre quanto è bravo, quanto è buono, quanto è bello il ragazzo, e loro potrebbero dire: I'm telling you, he's a keeper. Ok, ti sto dicendo che è uno di quelli buoni lui, è da tenere questo, ok? He's a keeper. Due persone stanno chiacchierando e una delle due potrebbe dire: She's funny, she's beautiful, she's smart, she's a keeper. Ok, è una di quelle. She is smart, she is beautiful, she is funny. I think she's a keeper. Ok, è una di quelle da tenere stretta, è una di quelle giuste, è una di quelle buone, è una di quelle da sposare.